questo ciclo sulla crisi, perché vogliamo sapere, la filosofia non c'entra niente con la crisi, non ha nulla a che fare, ci può dare qualche lume, ci può aiutare a parlare da un punto di vista dialogico con noi stessi per vedere se dobbiamo attrezzarci mentalmente in modo diverso oppure no. E abbiamo un bellissimo programma con nomi di grande spicco, veramente molti professori della Bocconi che verranno ad introdurci vari elementi. Oggi Sandro, che ha insieme a noi come nostro consulente scientifico organizzato questo ciclo, farà un'apertura sul problema della crisi, perché non dobbiamo mica pensare, e questo può essere il primo pensiero che porta un po' di gioia in questa situazione, non dobbiamo mica pensare che le crisi si verificano solo oggi o che oggi sia la peggiore possibile. Quindi Sandro ci darà un'idea di che cos'è la crisi in generale, ci parlerà in particolare di quel momento storico che sono stati 300 anni di crisi, dopo la caduta dell'impero romano fino all'instaurazione degli imperi barbarici, cioè questo personaggio Severino Boezio che ha vissuto una parte di questa crisi e quindi costituisce un momento introduttivo, anche perché Boezio era un filosofo e ha elaborato delle teorie per capire innanzitutto in che momento si trovava. Come sapete, questo ciclo durerà fino a giugno. L'ultima nostra conferenza sarà di chiusura, quella del 17 giugno, sarà di chiusura del ciclo sul pensiero orientale, mentre invece fino alla domenica precedente, il 10 giugno, parleremo della crisi sotto vari profili. Abbiamo già inviato i programmi, qui ce n'è qualche copia per chi non l'avesse ricevuta. E come sapete probabilmente tutto verrà concluso in una grande conferenza il 7 di ottobre, sponsorizzata da Affari Italiani, in cui, visto che compiamo 12 anni di attività di filosofia sui Navigli, abbiamo invitato tutti i nostri relatori dal 2001 fino ad oggi. Sono oltre 120, abbiamo potuto scoprire con gioia, li abbiamo invitati, abbiamo chiesto loro di cominciare a darci una conferma preventiva, una trentina di loro si sono messi a disposizione, verranno qui, parleremo non solo per un'ora ma circa per due ore e mezza sulla crisi, loro saranno coordinati in una tavola rotonda dal nostro amico Angelo Perrino. E faremo una giornata di bellezza, perché poi ci fermeremo qui ad avere un lungo aperitivo, dopodiché faremo un giro, i prezzi saranno controllatissimi e saranno modicissimi, un giro alla chiesa di Sant'Eustorgio, alla cappella allegata e guidato, e semmai, se riusciamo, cercheremo di avere anche un concerto, quindi per quel giorno tenetevi liberi dalle 10 del mattino fino alle 5 del alle pomeriggio. 10 di sera, eh? Fino alle 10 di sera. Lasciamo la parola a Sandro e speriamo che questo ciclo ci dia qualcosa anche di direttamente utile per capire un momentino come muoverci. Grazie a Pietro, grazie, benvenuti a voi. Appunto, come ha detto Pietro, il discorso di oggi è una specie di ouverture, quindi un tentativo di rendere critico il concetto di crisi. Crisi è già un termine critico, cioè il termine crisi greco crisis, collegato col verbo greco crino, che come significato significa ha quello di momento di distinzione. La crisi è un momento di distinguere crisis, crino,
distinguo, giudico, scelgo anche, perché se divido opero delle distinzioni per scegliere, e quindi in qualche modo, se ben riflettiamo, quando operiamo una riflessione critica di crisi, in qualche modo possiamo anche avere un'idea o configurarci un'idea del suo esito. E su questo anche questo legame con l'idea che la crisi, il giudizio, la distinzione che operiamo in questo momento induca in noi un'idea di un certo esito. L'esempio più semplice è, intendendo crisi nel senso vulgato in questo momento in cui si riferiva a Pietro, la televisione, i giornali, la crisi sarebbe poi quella finanziaria, no? In questo momento il significato per antonomasia di crisi è quella finanziaria, che in realtà per la filosofia non è così. La crisi in filosofia ha una valenza più ampia. Ora, quando noi parliamo di crisi finanziaria, riflettiamo, ma ci aspettiamo che finisca, ecco l'esito. Cioè, aspettiamo che un giorno o l'altro, un anno o l'altro, tutto torni come prima. E vedete che è un po' connesso con la struttura del pensare, la crisi. È un po' connesso questo esprimere un giudizio che è collegato, almeno implicitamente, con l'esito della crisi. Un altro aspetto della crisi che è molto vulgato, ed è il secondo vulgato accanto a quello della crisi finanziaria, è quello di collegare la crisi col concetto di catastrofe, perché una crisi virtualmente può indurre a una catastrofe, può portare verso una catastrofe, e questo è nell'immaginario soprattutto delle tradizioni arcaiche del passato, quelle che vedevano nelle grandi crisi dei segni premonitori per quello che sarebbe dovuto accadere in senso catastrofico. E da qui è nata l'apocalittica. L'apocalittica nel senso vulgato del termine, non nel senso, anche qui, filosofico-teologico. L'apocalittica, l'apocalisse in senso filosofico, è una rivelazione positiva. Quindi è volta a illuminare, a rischiarare, non a spaventare. Invece nel senso vulgato, quando si parla di apocalisse, è un'apocalisse, arriva l'apocalisse e si pensa che arrivi una catastrofe, un qualcosa di catastrofico. Ora, la crisi in effetti può rappresentare virtualmente la catastrofe, perché la crisi, appena la analizziamo, mostra il suo aspetto anarchico di incontrollabilità, c'è un aspetto di incontrollabilità. E allora questo procedimento anarchico rende possibile un esito catastrofico. Un altro aspetto, dicevo che questo è molto vulgato, perché in questi mesi, anche solo a Milano, se avete seguito sui giornali, diversi centri culturali, tra cui il nobile Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, hanno attivato corsi sulla fine del mondo, la fine del mondo, partendo dal concetto di crisi. C'è la crisi e si parla di fine del mondo. Io stesso ho parlato sia a Milano sia a Torino di questi temi, un'apocalittica di tipo filosofico, e quindi ho visto che la piega, diciamo, della trattazione della crisi va anche in questa direzione: trattare il problema della fine del mondo. Poi, come capite, filosoficamente, qui anche in questa sede, nella filosofia sui Novigli, tante volte è stato messo in discussione che cos'è il mondo, perché appunto, quando Aristotele parlava del mondo, aveva un'idea precisa, circoscritta, il sistema dei pianeti, delle stelle fisse più la Terra, e quello era il mondo. Adesso noi abbiamo un concetto di mondo, di voi sapete meglio di me, che è talmente largo che ancora noi non abbiamo visto la luce dell'ultima nova esplosa, dell'ultima stella nuova che è esplosa, ancora non è arrivata a essere visibile a noi, quindi il mondo è un'altra cosa ancora. Un altro problema. E dicevo poi, collegato alla
concetto di crisi in senso catastrofico, soprattutto questa crisi di così presa principalmente come la crisi finanziaria, con risvolti economico-sociali. È possibile che la minaccia di crisi si istituzionalizzi, cioè alla fine io non sono in grado, non sono abilitato a dare giudizi, ma l'attuale governo sta cercando di governare la crisi, no? E facendo sì che la crisi abbia il suo momento di stabilità, sta cercando in tutti i modi di far sì che la crisi si istituzionalizzi, non sfugga dalle mani e abbia quindi raggiunto un momento di stabilità. E quindi è uno dei modi controfobici anche di interpretare questa azione di stabilizzazione della crisi, perché l'unico aspetto così è poi... cambio discorso subito, l'unico aspetto che vedo non positivo nell'idea dell'istituzionalizzazione della crisi è che, con la memoria storica che tutti voi avete più di me, quando si istituzionalizzano le crisi l'esito è sempre conservatore, l'esito è sempre reazionario, diciamo. Quindi il pericolo è che si cerchi di ingoiare il rospo, diciamo, della crisi con delle forme più autoritarie, delle forme imposte. Veniamo ora a un'altra riflessione: perché la crisi incide non solo a livello dei mass media, noi siamo travolti, siamo in un'epoca in cui in 15-20 anni abbiamo visto scombussolata la nostra vita dalla modalità delle comunicazioni che ci arrivano, mass mediatiche, stampa, radio, televisione, Twitter, chat di vario tipo, eccetera. Siamo travolti da tutta questa molteplicità di informazioni che non ci lasciano, da un punto di vista di un vecchio filosofo come potrei essere io, non ci lasciano più il tempo di meditare con pacatezza, di riflettere con pacatezza, senza interferenze sui problemi che emergono. Siamo stimolati continuamente, per cui alla fine anche il discorso della crisi, dopo un anno che se ne parla, la gente dice: beh, adesso finiamola. Adesso abbiamo parlato tanto, abbiamo visto tutti gli aspetti, abbiamo indicato tutte le possibili soluzioni, chiudiamo il discorso, facciamola finire questa crisi. Cosa c'è di filosoficamente negativo in questa situazione in cui ci troviamo involontariamente? C'è l'idea che non siamo più in grado di tracciare il futuro, ma non il futuro della società, anche in senso lato dei politici, della politica economica, della finanza, ma non siamo in grado, la crisi filosoficamente incide individualmente perché nell'immediato ti toglie la possibilità di pensare il futuro. Ora, questa capacità o attitudine, volontà di pensare il futuro di ciascuno di noi c'è un po' congenita, e la civiltà del benessere, la società affluente degli ultimi 40-50 anni ci ha indotto all'idea che il futuro è di progresso. Quindi noi siamo stati, anche chi veniva come me, nato all'inizio della Seconda Guerra Mondiale e veniva dalla crisi della guerra, ma poi c'è stata la ripresa e l'idea quindi che il futuro avesse sempre una capacità di progredire, di andare avanti, e quindi noi siamo stati aiutati da questa idea a impegnarci a far sì che il futuro fosse sempre di crescita sociale e individuale, insieme, condivisa. I grandi processi di crescita del secondo dopoguerra era una crescita in cui si cresceva individualmente e collettivamente, socialmente. Ora, talmente siamo stati abituati che non abbiamo mai pensato che il nostro trend di vita, il nostro
parlando in livello più basso, il nostro livello di benessere, le nostre abitudini consolidate che vanno dall'aria condizionata come ultima, prima il riscaldamento, l'acqua in casa, tutte cose che fino al secondo dopoguerra non erano un bene comune, no? La sanità, il welfare, tutte queste forme qui siano dei beni dati per sempre. E quindi il futuro era disteso, perché noi diventiamo anziani, campiamo più a lungo, abbiamo però l'assistenza, abbiamo la pensione, abbiamo tutte queste cose, e arriva la... quindi il nostro futuro era in qualche modo dominato da noi, lo dominavamo. La crisi arriva, irrompe e mette in discussione tutto questo, mette in discussione tutto questo. Chi è più solido riesce a parare, magari chi ha più consapevolezze economiche, e chi è meno solido va in depressione. Chi è meno solido si deprime, va in crisi in senso esistenziale, soggettivo. Ecco perché il problema di cui si fa carico la filosofia, che la crisi non deve impedirci di trattare, prendere in considerazione, ciascuno di noi deve prendere in considerazione il nostro futuro individuale, non lasciarci trascinare dal catastrofismo, dalla posizione negativa o, vedremo anche parlando di Boezio, dall'abbandono di ogni fiducia in altri valori che non siano questi della società affluente, del benessere consolidato. Se ci si toglie quello, quasi quasi non possiamo più vivere, ci sentiamo impediti, negati di fronte all'esistenza. Allora, le categorie filosofiche di fronte al futuro che o fa paura o non si riesce più a progettare o che ci impedisce di mantenere uno slancio fiducioso nei nostri progetti di vita individuale, la filosofia che categorie mette in atto? Mette in atto fondamentalmente tre categorie. Una è l'apocalittica, intesa, come vi dicevo prima, non come catastrofismo, ma l'apocalisse in greco vuol dire rivelazione, arriva un messaggio, un annuncio, una donazione di conoscenze che ci aiuta a dominare il complesso della crisi. Un'altra categoria è quella del millenarismo, categoria del millenarismo che è nata nell'epoca della caduta dell'impero romano in modo forte, si pensava appunto di questi grandi avvenimenti della caduta dei grandi imperi come l'inizio la fine di un millennio, cioè di un'era, e l'inizio di un'altra epoca, di un'altra civiltà, e lì a seconda delle interpretazioni che uno dava, millenarismo in genere, ad esempio nell'età della caduta dell'impero romano, venne considerato da gran parte dei pensatori come un momento negativo, cioè la caduta del grande impero romano, il grande sistema di vita organizzata, l'ecumene sotto la legge, il criterio della legge, la giustizia, la pax romana, era interpretato come l'inizio di un'altra epoca, di un millennio segnato dal male, dal negativo, un millennio segnato dalla cifra del 666 dell'Apocalisse, che è il numero con cui si indica Satana, per intendere. Allora, oggi, l'equivalente del 666, non so se è una notizia per Angelo, potrebbe essere lo spread. Lo spread, secondo me, per alcuni, per molti finanzieri, molti operatori economici, eccetera, rappresenta il male in questo momento che si trionfa e non si riesce a rinchiuderlo nell'abisso, non si riesce a contenerlo. Ecco. Il terzo termine è quello dell'escatologia, escatologia che è una parte della filosofia, anche la teologia ha una parte escatologica, ma è una parte della filosofia che si occupa di come pensare la destinazione dell'uomo
e dalla società in cui l'uomo vive, come pensare alla destinazione dell'uomo e di ciò che l'uomo ha creato e crea nel suo vivere civile, nel suo operare, nel suo agire, nel suo cammino storico. L'escatologia è cioè interrogarsi se il vivere dell'uomo, vale per il singolo, vale per il collettivo, il vivere dell'uomo ha una destinazione finale, ha un fine. Ci sarà, vedete, il termine fine del mondo si può riprendere anche da questo versante, ci sarà una fine del mondo che non è il mondo di Aristotele, abbiamo detto, perché è quello delle supernove, ma il mondo, a questo punto noi filosofi diciamo sempre la fine del mondo è un eufemismo per dire la mia fine, la fine di ciascuno di noi, cioè il mondo per ciascuno di noi finisce quando finiamo noi. Quindi l'escatologia verte su una domanda molto personalizzata, individuale, dove l'individuale è dell'universale, cioè tutti gli uomini si interrogano sulla fine del mondo come la propria fine. Ora, struttura, diciamo, del percorso che noi faremo qui a Filosofia sui Navigli è una partenza fatta da specialisti su temi che hanno a che fare con la crisi finanziaria e economica, poi avremo una ripresa in autunno con più pensatori invece che entreranno anche su temi a cui abbiamo alluso adesso, cioè più propriamente filosofici, più collegati con la domanda della struttura del sociale, della crisi a livello sociale, non soltanto... Pronto? Vediamo se è meglio se sono io che non tengo fermo il microfono. Il volume non so, più vicino. Il volume non va bene? Più alto. No. Pronto, pronto, così come va? Un po' più vicino alla bocca, prova.